Volley Soverato, volley Ermea Olbia, finisce 3-2 per le sardi, risultato in 23-25, 25-23, 25-20, 13-25, 7-15 con successo al tie break delle Aquile Tavolarine. Noi abbiamo visto una giocatrice che è un totem, ha vinto dovunque e dappertutto, è anche campionessa di Francia, Laura Partenio, che però ha fatto ricezione e punti. E difesa anche. Sì, appunto, la correlazione di muro-difesa è stata la vostra forza. Sì, sì, a me piace tanto fare il gioco dietro. E allora, diciamo che è stata una partita molto difficile e complicata. Il campo di Soverato è un campo molto difficile. Siamo state brave noi a riprendere la concentrazione persa e poi successivamente a mettere i punti decisivi. Ho cercato di dare una mano il più possibile a queste ragazze, a parlare, aiutarle per tenere questa concentrazione alta. Infatti poi dopo si è visto. E abbiamo visto che le statistiche dicono la verità. Sofia Andrea Blasi aveva il 53% di ricezioni perfette, sì. Quindi è un marchio di fabbrica. Sì, benissimo, no, ma poi tutte abbiamo giocato bene, l'allenatore ha fatto diversi cambi strategici che sono serviti a respirare e a far riprendere il ritmo, ritmo, quindi gioco di squadra corale va benissimo così. Considerando che dovete affrontare Pescara, i tifosi già brindano la salvezza. Speriamo, non lo so, bisogna vedere, fino all'ultimo. E comunque continuo a dire che nella pool salvezza vedo sempre squadre molto forti, avete dato spettacolo. Sì, è stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre, bravissima Soverato, bravi noi, e penso che sia una bellissima pool salvezza, nel senso che fino all'ultimo non si sa chi va giù e questo è il bello dello sport. Coach Ettore Guidetti, una sconfitta forse decisiva, ma come si fa a non applaudire una squadra che lotta tanto? Magari sbaglia, ma ci avete messo il cuore. Io la ringrazio tanto tutte le volte per le sue belle parole, perché devo dire la verità, ho sempre sentito il vostro sostegno e continuo a sentirlo. Purtroppo fa male, fa malissimo, perché l'ho sempre detto, questo è un gruppo che si impegna, questo è un gruppo che lavora e questo è un gruppo di brave ragazze. Purtroppo ci manca il leader tecnico, ci mancano dei giocatori da 20 punti a partita e ci sono mancati dall'inizio, quindi c'è poco da fare, questa è la situazione. Oggi ho provato a mischiare un po' le carte, girare le rotazioni, inserire Orlandi, a mettere su Coccoli. Hanno fatto le loro cose, hanno fatto anche Benino, però purtroppo, molto probabilmente, questa è la cosa che più mi dà fastidio, dopo il quarto set le ragazze sapevano benissimo che a livello di punti era già decisivo e anche il tie break se lo siamo giocati così. Quindi la matematica ci condanna? Direi proprio di sì, devo fare i calcoli approfonditi, ma non credo che ci siano dei grossi margini di speranza. Brutto da dire, a 3 giornate dalla fine è veramente duro da mandare giù. Però è un Soverato al quale bisogna dire soltanto grazie. Lo fanno gli ultras, lo fanno i tifosi, lo fa la società e comunque state dando spettacolo. Non sembra una pur salvezza. Guardi, però l'amarezza è tanta, ribadisco, io ringrazio sempre moltissimo sia la piazza, sia i tifosi, sia la dirigenza. Io vedo un sacco di gente che fa dei sacrifici. Noi quest'anno stiamo tutti pagando scotto per qualcosa che probabilmente non dipende da noi. Però ribadisco, fa male lo stesso perché sono brave ragazze. Applausi, applausi, applausi. Simona Buffo merita soltanto questi per quello che sta facendo, per come interpreta il ruolo di capitano e per come rappresenta una squadra per la quale pure vale la stessa frase. Applausi, applausi, applausi. Poi però alla fine c'è un momento di tristezza. Sì, c'è un momento di tristezza perché stiamo lavorando tanto, anche bene, devo essere sincera. E il problema è che i risultati non stanno arrivando, quindi come una reazione a catena alla fine ci affossiamo nei momenti di difficoltà. Resta un po' l'amaro in bocca per il quarto set dove potevamo un po' reagire, però brave loro, l'unica cosa che posso dire. Capitano, comunque si esce sempre a testa alta perché le sconfitte sono frutto di errori, di situazioni particolari, ma voi avete lottato, quindi onestamente anche chi vi vuole criticare non ha armi. Io devo essere sincera, oggi e tutte le volte che noi scendiamo in campo lottiamo, noi amiamo questo sport, siamo qui a centinaia chilometri di distanza da casa per lottare ed è sicuramente una cosa che va sottolineata molte volte perché da fuori può essere che non sembri che sia così, invece su ogni pallone lottiamo. Oggi abbiamo lottato. Non siamo riusciti a finalizzare a qualche punto, qualche errore di troppo. Un po' di rammarico c'è, però
non posso che dire alla mia squadra che ha lottato, l'unica cosa che posso dire. Coach Dino Guadalupi ha lottato, ha sofferto, ha dato indicazioni, si è arrabbiato in alcuni momenti, un po' come ha fatto la squadra, alla fine si vince. Sì, era la cosa in assoluto più importante, chiaramente sapevamo che sarebbe stata una partita così, è stata lottatissima, loro hanno delle qualità che se non si mantiene, cioè ti costringe a rischiare qualcosa in attacco, non sempre si raccoglie, quindi a volte si incorre nella difficoltà, no? Di mettere giù la palla, quindi doveva stare sulle azioni lunghe, quindi sapevamo, una partita lottatissima, l'abbiamo spuntata soprattutto nel finale esprimendo un buon gioco. E mentre Dana Schmidt dà continuità, Yuka Imamura sembra una gemma preziosa che brilla a sprazzi. Sì, oggi è entrata benissimo, purtroppo non l'abbiamo avuta sempre in queste condizioni durante l'anno, però al di là della prestazione dei singoli, stiamo ripetendo nella pool che, come succede per le altre squadre del nostro livello anche, non importa chi fa la giornata, importa che la squadra in qualche modo riesca a uscire da determinate situazioni in base alle caratteristiche e al momento di ognuna. Quindi stiamo facendo un lavoro collettivo e questo finalmente, ripeto, mi sembra interiorizzato dalle ragazze che stanno accettando volentieri questi equilibri che cambiano, che però stanno dando dei vantaggi. Salvezze acquisite? No, assolutamente no. Facciamo un errore a considerare questa cosa qui. Noi dobbiamo continuare sul nostro percorso, mancano ancora 3 partite. Sono 3 settimane di lavoro e di gare, sappiamo che tutto è ancora aperto. Quindi pensiamo una gara per volta e poi alla fine faremo i conti. E la numero 10, Laura Partenio, era un esordiente? Sì, una ragazzina di primo pelo, diciamo. Chiaramente oggi, al di là di tutto, chiaramente la sua esperienza ci dà una grossa mano, perché sappiamo che la nostra squadra è molto giovane e star dietro alla tattica continuamente, star dietro anche ai momenti di difficoltà non è sempre semplice, ma ripeto, al di là dell'apporto del singolo è importante che la squadra insieme sia uscita da momenti di grave difficoltà, perché avevamo veramente smarrito il pallino del gioco e la partita si era incanalata veramente male per noi, siamo riusciti a risalire molto bene, quindi questo è importante.